Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico-commerciale per alcune regioni d'Italia e vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato alla nuova gamma di termocamere. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso, durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un PC potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili come smartphone o tablet troverà la possibilità di formulare delle domande cliccando sull'icona del punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora, cliccando sull'icona Salva da tablet o smartphone o nella sezione Documenti da PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Nel caso in cui dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno o della mail di conferma iscrizione o nella mail di promemoria di questa mattina. Iniziamo la presentazione. Questa sera vi presenterò la nuova gamma di dispositivi per la rivelazione termica che Urmet ha inserito a catalogo. E successivamente il dottor Corino, esperto di GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ci fornirà le informazioni necessarie in ambito di tutela di dati sulla privacy a seguito dell'installazione di questo tipo di dispositivi. Come sappiamo, la rilevazione della temperatura è necessaria per l'ingresso nei locali pubblici. Per ottemperare a questa osservanza, Urmet ha introdotto una serie di dispositivi di rilevazione termica che ci aiutano in questo tipo di controlli, senza essere lesivi per la privacy. Grazie a questi dispositivi diamo una risposta concreta alla lotta contro la diffusione del virus, in maniera sicura, senza allarmismi e senza essere a stretto contatto con la clientela. Inoltre, sicuramente, con il periodo invernale, ci si aspetta un'attenzione maggiore sul mercato per questo tipo di dispositivi, a causa dello scatenarsi di sintomi influenzali. Comunque, anche in ambito no Covid risultano essere presidi che aiutano a migliorare il livello di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Durante la presentazione vedremo tre modelli che permettono sia la rilevazione della temperatura corporea che una vera e propria termografia con immagini termiche. Disponiamo sia di soluzioni fisse che portatili. Urmet ha inserito la nuova gamma per verifica della temperatura corporea e è in grado di soddisfare i principali requisiti nel breve e nel lungo termine. Gli apparati rispondono a severi criteri di selezione e test per poter offrire ai nostri clienti la sicurezza assoluta di aver salvaguardato correttamente la salute e gli investimenti. Prima di entrare nel vivo della presentazione, lancerei il nostro primo sondaggio conoscitivo e quindi andiamo a chiedere ai partecipanti se conoscete già i dispositivi termografici per la rilevazione della temperatura. In questo caso, tra le risposte trovate disponibili la possibilità di sì, conosco ed ho avuto modo di utilizzarli, sì, li conosco ma non ho avuto modo di utilizzarli, no, non li conosco. Quindi siete pregati di rispondere sull'opzione che ritenete più opportuna e inviarci la vostra risposta tramite i tasti relativi. Ancora qualche secondo per permettere a tutti quanti di rispondere, dopodiché chiudiamo il sondaggio e analizzeremo insieme, commenteremo insieme un attimo quelli che sono i risultati. Bene, allora il 67% di voi vediamo che conosce i dispositivi termografici ma non ha avuto modo di utilizzarli, qualcuno invece già ha avuto la possibilità di utilizzarli e qualcuno invece non li conosce proprio. Quindi sarà un piacere per tutti quanti voi vedere quali dispositivi Urmet ha messo in campo per combattere la lotta al Covid-19. Iniziamo la presentazione e vediamo come primo prodotto il dispositivo che presentiamo, il pannello per la rilevazione della temperatura corporea individuato con il codice 1099811. Il pannello ci permette di controllare un flusso ordinato di persone, uno ad uno, con blocco in caso di temperatura anomala. È studiato per uso interno dove la temperatura è costante nel tempo. Abbiamo un dispositivo All-in-One perché nel suo schermo è già inserita una fotocamera e un sensore di temperatura che legge la temperatura corporea una volta che ci avviciniamo. Il dispositivo inoltre è in grado di conoscere quello che è un viso umano e la presenza della mascherina indossata. Può funzionare sia in modalità standalone, quindi una volta acceso già è pronto per le rilevazioni, che eventualmente connessa ad un PC con tutta una serie di funzioni ulteriori. Nel particolare vediamo che il dispositivo ha uno schermo di 7 pollici. Nella parte superiore è presente una striscia LED a luce bianca che ci permette di illuminare eventuali zone con scarsa illuminazione per una migliore rivelazione.
Il display tra una rivelazione e l'altra si pone in stato di stand-by e al riconoscimento del viso successivo, quindi dell'individuo successivo che si presenta davanti, si accende ed effettua quella che è la rivelazione. All'interno del display compare anche una sagoma sovrapposta che ci indica il punto preciso dove porre il nostro viso, dove farci inquadrare per migliorare quella che è la lettura della temperatura. Il risultato dell'analisi avviene nella parte bassa del display, dove vi trovate scritto anche la data dell'ora e uno snapshot di quello che è il display. Inoltre abbiamo nel dispositivo un altoparlante integrato che permette la possibilità di avere un messaggio vocale nel momento in cui ci avviciniamo e ci facciamo rilevare e siamo senza mascherina indossata. In questo caso il messaggio può essere riprodotto in più lingue diverse come italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e francese. Inoltre il dispositivo nei suoi connettori fornisce due uscite che possiamo gestire per controllare eventuali tornelli o barchi di accesso. E inoltre è possibile gestire il nostro pannello termografico con l'app V-Stream. Tra le principali caratteristiche, come vediamo, abbiamo la possibilità di interfacciare il nostro dispositivo con il PC. Quindi il pannello termografico ha già un web server a bordo, grazie alla connessione LAN, quindi un cavo LAN UTP con connettore RJ45, possiamo aprire un browser Internet Explorer del PC e, digitando e richiamando il suo indirizzo IP, collegarci con il dispositivo e andare a fare tutte le programmazioni necessarie in base all'installazione che stiamo realizzando. Come vedete dalla fotografia, sul display compare in tempo reale i dati della temperatura letta, quindi vengono scritti direttamente sul display. Riesce a misurare a distanza da 30 centimetri a 1,20 m all'incirca di range di misurazione. La gamma di errore è di circa più o meno 0,3 gradi centigradi, ma poi vedremo che nelle impostazioni è possibile inserire un offset, quindi inserire un parametro di temperatura che riesce a migliorare la sua gamma di errore. Il dispositivo riesce a riconoscere dei volti e quindi riesce a darci una logica diretta per apertura varco o attivazione di un allarme vocale, come abbiamo detto in varie lingue. Quindi potrebbe funzionare anche volendo da controllo accessi. E inoltre abbiamo la possibilità di riconoscere quello che è, come abbiamo detto, la mascherina, quindi su quei prodotti, dispositivi di protezione individuale. In questo caso l'accuratezza del riconoscimento raggiunge il 100% e riusciamo a riconoscere tutte le tipologie di mascherine, quindi da quelle bianche a quelle azzurrine, colorate e anche di colore scuro. La gestione dei dati, come abbiamo detto, avviene tramite la connessione RJ45 e in più abbiamo la possibilità, grazie all'app V-Stream, di ricevere delle notifiche di quelle che sono le letture che il dispositivo riesce a fare senza avere l'immagine della persona letta. In questo modo rimaniamo sempre in ambito di legge sulla privacy e non siamo lesivi facendo vedere l'immagine della persona letta. Negli scenari di applicazione, come vediamo, in base alle sue caratteristiche, quindi ripetiamo che sono una lettura da 30 cm a 1,2 m, ma la lettura ottimale avviene a 50 cm, quindi la posizione ottimale è quella di farsi leggere a 50 cm di distanza. La sua accuratezza di più o meno 0,3 gradi centigradi, che come abbiamo detto può essere affinata grazie all'offset di temperatura impostabile. La velocità di lettura, come vedete, è inferiore al secondo, quindi è molto rapido una volta che ci poniamo davanti al dispositivo la lettura avviene istantaneamente e il suo range di temperatura riesce a leggere temperature che vanno dai 30 ai 45 gradi. Vediamo che può essere installato in tutti quei posti, come abbiamo detto, dove abbiamo un accesso ordinato, quindi abbiamo delle persone che entrano una alla volta e magari ponendosi davanti al nostro dispositivo vengono analizzati, vengono misurati e avranno la risposta in tempo reale di quella che è la loro misurazione. Quindi abbiamo riportato degli esempi che potrebbero essere quella di un hotel, quindi prima di arrivare alla reception avremo il nostro pannello che ci controlla, così come potrebbe avvenire all'interno di un negozio, magari in un cinema o un museo, nel momento in cui andiamo a far controllare il nostro biglietto, oltre al controllo del biglietto, avremo il totem che misurerà la temperatura e ci darà la possibilità di accedere oppure no in base a quello che è il risultato. Ma comunque potremo utilizzarlo in tutti i negozi che vogliamo, come magari anche nelle farmacie, solitamente bersagliate nel momento in cui non sto proprio benissimo, a livello medico, oppure nelle spa quando mi vado a rilassare o a fare qualche trattamento. Nello specifico abbiamo riportato qualche esempio, come ad esempio quella che potrebbe essere la sala di attesa di un dottore, la sala di attesa medica. Quindi, nel momento in cui la sala d'attesa magari non è presidiata, quindi non è presente il segretario o la segretaria che gestisce l'accesso delle persone, ma chi arriva a prendersi mentre seduto verrà analizzato preventivamente dal totem, dal
pannello termografico posizionato magari sul totem, e successivamente, nel momento in cui la temperatura risulta essere anomala, verrà inviata un'app al dottore che si trova nel suo studio medico, magari con un altro paziente, e verrà informato immediatamente di quello che sta succedendo in sala. Quindi poi sarà lui che dovrà occuparsi di controllare il paziente in ingresso. Ricordo ancora che l'app riceve la notifica e riceve la notifica senza immagini, sempre per non essere lesivi per quanto riguarda la legge sulla privacy. Inoltre l'app la possiamo gestire anche magari a livello locale, quindi potremmo connettere il nostro dispositivo alla stessa rete LAN dello studio medico, il dottore si collegherà con il suo smartphone in rete wifi allo studio medico e automaticamente si avrà la notifica dell'eventuale temperatura eccessiva, quindi non è necessario connettersi ad internet per ricevere la notifica. Così come un altro esempio potrebbe essere quello della palestra, quindi anche in palestra potremmo posizionare il pannello termografico all'ingresso. Nel momento in cui prova ad accedere, verrò letto, verrò analizzato dal pannellino termografico. Verrà rilevata la mia temperatura e in caso di temperatura anomala potrebbe arrivare l'eventuale notifica a quello che è l'istruttore nella sala che prenderà i dovuti provvedimenti nel momento in cui la mia temperatura è eccessiva. Quindi anche qui, sempre con un'app magari connessa sempre nella stessa rete LAN della palestra, ricevere la notifica. Questo è diciamo, un esempio che mi calza a pennello perché spesso e volentieri, tutte le volte che vado in palestra, vengo misurato con il termometrino IR, quindi la persona che si trova alla reception deve alzarsi, prendere il termometrino, avvicinarsi e leggere la temperatura, con giustamente un rischio per se stessi, ma anche per i clienti, perché giustamente stiamo a stretto contatto. Grazie al pannellino, invece, questa cosa potrebbe essere evitata perché si mantiene sempre una certa distanza di sicurezza, lasciando, insomma, una sicurezza ulteriore sia per chi lavora che per i clienti che accedono nelle strutture. Come vedete qui abbiamo la logica di accesso, quindi abbiamo la possibilità di decidere, vediamo come lavora il nostro pannello termografico, quindi abbiamo il vincolo della temperatura, quindi la temperatura è vincolante per l'eventuale accesso, quindi se ho la temperatura nella norma il pannellino mi permetterà di accedere, mi darà la possibilità di accedere, nel momento in cui la temperatura è anormale invece fornirà un blocco, cosa invece che non succede per la mascherina è solamente un avviso vocale, quindi non è vincolante a quello che potrebbe essere l'accesso, ma mi rimane data un'informazione solo di avviso vocale tramite l'altoparlantino del dispositivo, come abbiamo visto in svariate lingue, quasi tutte le lingue europee. Per quanto riguarda la programmazione, abbiamo il web server, quindi abbiamo la possibilità di connettere il nostro dispositivo al PC grazie al cavo LAN e connettore OTP. La connessione non è poi, il dispositivo necessita di una sua alimentazione a 12 volts. Una volta connesso al PC, avremo la possibilità di programmare tutte le impostazioni necessarie alle nostre installazioni, quindi potremo impostare tutti quei parametri che necessitano in base a dove stiamo andando ad installare il pannello termografico. Potremmo eventualmente vedere le immagini in tempo reale, quindi nel momento in cui il pannello è presente all'ingresso di una struttura, tranquillamente connesso in rete LAN, potrebbe anche essere controllato da una sala operativa, quindi eventualmente una vigilanza che si trova in sala operativa, oltre a gestire il pannello in automatico. Far leggere le persone che arrivano automaticamente davanti al pannello potrebbero fare un ulteriore controllo da remoto, quindi all'interno della loro sala, e intervenire nel momento in cui leggono una temperatura eccessiva. Il web server ci permette di visualizzare tutti i log eventi del dispositivo perché ogni passaggio viene automaticamente registrato all'interno del log eventi del pannello termografico con la data e l'ora della rilevazione, la temperatura letta e se per caso la temperatura è eccessiva oppure nella norma. Questo log eventi ha la possibilità di essere estrapolato, quindi eventualmente posso estrapolare il log eventi e l'estrapolazione avviene senza l'immagine dei volti, anche qui per rimanere in ambito di legge sulla privacy, perché altrimenti il connubio tra un valore biometrico e un valore ottico, quindi un volto, sarebbe compromettente per la legge sulla privacy. Prima di andare avanti, lancerei il nostro secondo sondaggio e parliamo un po' di quello che ci siamo appena detti. Vi vengo a chiedere se posso gestire il pannello per la rilevazione della temperatura con l'app WoodStream. Tra le risposte disponibili trovate sì, solo per vedere le immagini termografiche, sì, e posso ricevere le notifiche in caso di temperatura anomala, no, non è possibile gestire il pannello termografico da app.
Quindi ancora qualche secondo per rispondere, aspettiamo un attimino e poi commenteremo insieme quelli che sono i risultati, magari ribadendo qual è il reale funzionamento del pannello termografico grazie all'app WoodStream, quindi grazie all'aiuto dell'app. Penso che possiamo chiudere il sondaggio, vedere quelli che sono i risultati. Perfetto, il 94% di voi ha risposto correttamente, quindi sì, si può gestire il pannello con l'app WoodStream ricevendo solamente le notifiche in caso di temperatura anomala. Non è possibile vedere quelle che sono le immagini. Andiamo avanti, chiudiamo il sondaggio e proseguiamo con la nostra presentazione e andiamo a vedere quelle che sono le pagine di programmazione del web server. Come vedete già graficamente, per chi conosce già i prodotti TVCC della Urmet, riconoscerà già comunque le pagine di programmazione che sono molto molto simili a quelle dei DVR, degli NVR o delle telecamere IP. Quindi Urmet ha voluto dare una continuità in quelle che sono le pagine di programmazione per non discostarsi troppo. Nella prima, in quella più grande sulla sinistra, vediamo come si imposta l'area di rilevazione di un volto, quindi avete all'interno dell'immagine inquadrata dal pannello termografico, potete andare a scegliere due quadrati, in questo caso quello verde e quello blu, che ci danno la dimensione massima e la dimensione minima di quello che è la rivelazione di un volto. Quindi il nostro volto, una volta che ci presentiamo davanti al pannello, in questo caso, in questa impostazione, dovrà rientrare in questi due parametri. Poi potete scegliere a vostro piacimento, questo giustamente cambia in base a che distanza ci poniamo di fronte al pannello termografico. Nelle altre due schermate, in quella in alto a destra, andiamo ad impostare quella che potrebbe essere il rilevamento della mascherina facciale, quindi avere l'informazione nel momento in cui andiamo a porci davanti al dispositivo e non abbiamo indossato la mascherina. In questo caso possiamo attivare questa funzione e di conseguenza avere un messaggio vocale. Nella slide in basso invece vedete tutti quelli che sono i parametri che vanno a gestire il monitoraggio della temperatura. Quindi potete impostare quella che è la sovrapposizione della cornice di un volto, come vi ho detto all'inizio, serve per far sì che vedo precisamente dove posizionare il mio volto per avere la massima precisione di rilevazione della temperatura. Inoltre, se volete oppure no, attivare il monitoraggio della temperatura, avete la possibilità di scegliere se farla vedere quella che è la temperatura letta oppure no. Scegliere quella che è l'unità di misura tra gradi Celsius o gradi Fahrenheit. Come abbiamo detto, abbiamo la possibilità di inserire un offset, quindi abbiamo la possibilità di abilitare la compensazione della temperatura. Una volta abilitata questa voce, avrete anche la casellina che vi si abilita dove inserire lo scarto di temperatura che magari avete rilevato facendo più misure anche con un termometrino IR, quindi cercate di trovare una media e compensare l'eventuale scarto di lettura. E in più, come lo vedete, è già impostato per default, quindi per default il pannellino viene già impostato con un range di temperatura normale da 35,6 gradi a 37,2, ma eventualmente potete variarlo a vostro piacimento per decidere qual è il range di temperatura ottimale e quali sono invece le misurazioni che devono essere rilevate come eccessive. In ultimo, avete la possibilità di flaggare quelle che sono l'allarme vocale, la notifica e l'attivazione dell'uscita del pannello che troveremo sul suo connettore. Andando avanti, vediamo quello che è il log eventi, quindi il database che il pannello della rilevazione della temperatura corporea registra al suo interno. Come vedete, registra un vero e proprio database con identificato ogni campo con la data e l'ora, il valore della temperatura e se la temperatura è anormale oppure no, e se indossavamo la mascherina oppure eravamo senza. Nello specifico, andando ad aprire il singolo report, quindi il singolo log, ci appare un'altra paginetta, come vedete, più grande sulla parte destra della slide, con tutti i dati riportati, ma senza immagini. Anche qui, sempre per rispetto della privacy, le immagini non vengono rilevate, altrimenti avremmo anche qui un doppio controllo, avremo le immagini, i dati biometrici e le immagini della persona. Andando avanti, vediamo quello che è il pannello per la rilevazione della temperatura corporea con tutti i suoi accessori. Quindi abbiamo a disposizione tre tipologie di accessori, anche se poi il 3263 è il supporto per l'installazione a parete, che lo troviamo già incluso nella confezione, quindi è un supporto che ci permette di staffare a parete su un muro il nostro dispositivo e grazie al suo snodo inclinarlo per effettuare la rilevazione più corretta del caso. Dopodiché abbiamo due supporti, abbiamo un totem da pavimento e un supporto base tavolo che vedete nelle immagini. Entrambi hanno la possibilità di alloggiare al loro interno un dosatore per il gel igienizzante per le mani. Sappiamo solitamente quando entriamo
nei locali dobbiamo sempre igienizzarci le mani. Nel totem da pavimento troviamo anche una tasca per inserire le eventuali informative. Successivamente sui totem abbiamo già una stringa a LED rossa e verde che ci darà una prima indicazione nel momento in cui la temperatura è normale, si accenderà la luce verde, nel momento in cui la temperatura invece risulta essere eccessiva, si accenderà quella che è la luce rossa. Come vedete, su entrambi gli accessori, il totem da pavimento e il supporto base tavolo, abbiamo il login URMET, eventualmente è personalizzabile a seguito di un certo numero di ordini. Un certo numero di pezzi ordinati, è possibile anche chiedere una personalizzazione di quello che è il logo inserito sugli accessori. L'importante è curare molto l'installazione, in modo tale che una volta curata l'installazione vedrete che l'utilizzo è molto semplice, molto intuitivo e facile, non bisogna fare più nulla, diciamo il pannello va da sé. Abbiamo già avuto dei riscontri positivi, abbiamo già installato, sono stati già installati alcuni pannelli su Totem in alcuni locali commerciali come farmacie, negozi di ottica ed ingresso degli uffici. Il cliente finale è rimasto molto contento delle funzionalità del dispositivo e del fatto che si riesce a fare un controllo a debita distanza senza contatto di alcuna parte del corpo e soprattutto senza operatore. Prima di andare avanti, lancerei il nostro terzo sondaggio. E andiamo a chiedervi che se posso utilizzare il pannellino per la rilevazione della temperatura corporea senza il collegamento con il PC. Tra le risposte trovate no, il dispositivo per funzionare deve essere connesso al PC. Sì, il dispositivo funziona anche standalone. Sì, ma senza il PC non posso visualizzare le temperature anomale. È un argomento che abbiamo trattato da poco, quindi vi preghiamo di rispondere anche qui su quella che ritenete l'opzione più corretta. Ed insieme, come abbiamo fatto per i sondaggi precedenti, commenteremo quelli che sono i risultati. Quindi aspettiamo ancora qualche secondo in modo tale che tutti voi possiate votare scegliendo l'opzione e inviandoci la vostra risposta. Condividiamo i risultati che vediamo che l'88% di voi ha risposto correttamente, quindi il dispositivo effettivamente funziona anche standalone, quindi può funzionare tranquillamente. Ripeto, appena acceso è già pronto, fa una sua piccola taratura, quindi fa una piccola taratura in base all'ambiente in cui si trova. Si imposta, si tara sulla temperatura ambientale, dopodiché è pronto per funzionare e già comincia le sue rilevazioni con l'eventuale informazione se la temperatura è eccessiva oppure no. Andiamo avanti nella presentazione e proseguiamo con quelle che sono le connessioni presenti nel cavo in dotazione al dispositivo. Quindi, come vedete, ci sono un certo numero di connettori. Abbiamo il connettore per l'alimentazione, quindi per fornire 12 volts al dispositivo, un connettore dove troviamo un pulsante di reset che solitamente andremo a utilizzare nel momento in cui erroneamente andremo ad impostare alcuni parametri del dispositivo e non riusciamo più a tornare indietro, quindi non riusciamo più a recuperare i nostri errori, possiamo tranquillamente, grazie al pulsante, resettarlo, portarlo di fabbrica e ricominciare tutto dall'inizio. La porta RJ45 per connettere il dispositivo tramite cavo TP a un PC, a una rete LAN. Troviamo due uscite, una con contatti puliti e una open collector da 3,3 volts. Abbiamo anche un connettore Wigand per utilizzi futuri e in ultimo è presente un connettore USB, quindi una porta USB che fornisce una tensione di 5 volts con un assorbimento massimo di 1 ampere. Nel momento in cui magari avete posizionato il vostro dispositivo sul totem e volete anche collegare qualche altro oggettino che comunque rientra nell'assorbimento di 1 ampere, potete sfruttarla per alimentarlo. Andando avanti vediamo quello che è il secondo prodotto inserito a catalogo di Urmet, quindi la telecamera termica portatile, individuata con codice 1099809. Questo è uno strumento estremamente flessibile perché, come vedete, si impugna e si porta in base alle esigenze nei vari varchi d'accesso, quindi in base alle esigenze che ho posso spostarlo tranquillamente da una parte all'altra con una facilità estrema. Ha una sua batteria, quindi funziona anche senza essere collegato al cavo. Le rilevazioni possono essere fatte anche in postazioni non fisse perché non devo per forza posizionarlo e lasciarlo lì, quindi lo porto con me e effettuo le rilevazioni in base alle esigenze. Abbiamo comunque la possibilità, come vedremo, tra gli accessori, di posizionarlo su un treppiedi per renderlo come se fosse una postazione fissa. Possiamo anche qui andarlo a collegare con il PC, quindi abbiamo la possibilità di connetterlo con il PC, gestirlo col suo software dedicato con il quale possiamo fare
un controllo online, direttamente mentre sta lavorando il dispositivo ci trasferirà quelle che sono le immagini rilevate. Possiamo andare ad impostare i parametri della telecamera portatile e ulteriormente possiamo andare a fare un'analisi termografica di quelle che sono le immagini registrate. Come vedete, nella parte bassa ci sono due esempi di quelle che sono le rilevazioni termiche di un eventuale individuo che vado a controllare. Nel momento in cui la temperatura è eccessiva, trovo un triangolo al centro del display che mi indica che c'è qualcosa che non va. Tra le principali caratteristiche di questo dispositivo troviamo uno schermo da 2,8 pollici, abbiamo una risoluzione termica di 160x120 pixel e contemporaneamente abbiamo anche una risoluzione ottica, quindi il dispositivo è fornito di due telecamere, una termica e una ottica da 640x480 pixel. Posso decidere se vedere le immagini termiche o le immagini ottiche. La gamma di misurazione vediamo che va da 30 a 45 gradi, come anche per il pannello termografico che abbiamo appena descritto. La precisione è di circa più o meno 0,5 gradi centigradi a una misura di 1 metro, ma anche qui abbiamo la possibilità di inserire un offset di temperatura per migliorare la sua precisione e in quel caso effettuare misurazioni anche a distanze maggiori. La telecamera portatile ha la possibilità di alloggiare al suo interno una scheda SD sulla quale andare a registrare i passaggi delle persone controllate. Quindi, grazie al pulsante frontale, quindi chiamato grilletto, posso ogni volta che voglio andare a premerlo e quindi registrare sulla scheda SD quelle che sono le immagini delle persone che sono state analizzate sulla schedina micro SD. Il PC è fornito, grazie al collegamento con il PC possiamo fare un'analisi, una verifica di quelli che sono i passaggi e, come abbiamo detto, un'analisi termografica. È possibile, grazie alle freccioline che vedete ai tasti a freccia che trovate sulla termocamera, è possibile anche spostare la posizione del punto in cui vogliamo effettuare delle misurazioni. Quindi, nel momento in cui abbiamo un'immagine davanti, possiamo spostarci con il joystick e andare a fare varie misurazioni all'interno della stessa immagine. La trasmissione dell'immagine nel momento in cui è connessa al PC avviene in tempo reale, quindi non ho ritardo tra quello che viene letto dalla termocamera e quello che viene trasmesso sul PC. La batteria e la connessione con il PC avviene tramite un cavo USB di tipo C. Andando avanti, vediamo la descrizione dei componenti del dispositivo. Quindi, oltre allo schermo, abbiamo il tasto per accendere, abbiamo il tasto per l'accensione dei LED, perché sul frontale sono presenti dei LED bianchi anche qui per aiutarci nel momento in cui l'ambiente in cui andiamo a fare delle misurazioni è scarsamente illuminato. Quindi, abbiamo un'illuminazione ulteriore che ci aiuta nelle rilevazioni. I pulsanti di navigazione, come abbiamo detto, servono sia per spostarci, quindi per far sì di leggere un punto diverso dell'immagine, la temperatura su un punto diverso dell'immagine, eventualmente il tasto per fare il play di quelle che sono le immagini registrate, quindi vedere tutte le immagini che abbiamo registrato all'interno della schedina. Nella parte destra, come vedete, abbiamo inserito una serie di immagini perché tra le sue impostazioni è possibile modificare la cromaticità termica dell'immagine, quindi vado a scegliere qual è l'immagine termica che mi aggrada di più. Eventualmente posso anche avere una sovrapposizione tra un'immagine ottica e un'immagine termica. Insomma, questo poi va in base a chi realizza l'analisi, come piace di più avere a vista l'immagine. Tra gli accessori, come ne abbiamo parlato prima, abbiamo il treppiedi per il supporto, quindi il 3000x264, è un classico treppiedi con la classica vite standard della telecamera, sul quale posso tranquillamente installare la mia termocamera. A quel punto non sono più costretto a tenerla in mano, magari con il braccio alzato, nel momento in cui vado a fare molte rilevazioni contemporaneamente, il braccio potrebbe giustamente stancarsi, ma lo poggio tranquillamente sul treppiedi e il dispositivo è già pronto a fare le rilevazioni, quindi dovrò semplicemente guardare lo schermo, analizzare quello che mi viene detto e di conseguenza rilevare eventuali persone con temperatura eccessiva. Qui, come vedete, abbiamo riportato un esempio di quelli che potrebbero essere i scenari delle applicazioni, quindi invece di avvicinarci al cliente e andare a fare una misurazione con un termometro IR, quindi anche qui a rischio di se stessi e del cliente stesso, perché non sappiamo se siamo positivi oppure no. La telecamera portatile, quindi la pistola posizionata tranquillamente su un treppiedi, ci permette di effettuare le misurazioni a distanza, quindi rimanere distanti dalla clientela con una sicurezza maggiore per se stessi,
ma anche per tutti gli altri. Quindi è un aiuto maggiore in questa epoca Covid. Il software di gestione ci permette di connettere la telecamera al PC e di conseguenza, grazie al cavo USB Type-C, ci permette di rilevare quelle che sono le immagini che la telecamera visualizza online. Di conseguenza, magari ipotizzate che mettete la vostra termocamera posizionata su un treppiedi, il personaggio che deve fare i controlli si può tranquillamente sedere con il suo portatile vicino alla termocamera, connetterla con il suo cavetto USB e analizzare quelli che sono i passaggi. Non si vede granché bene perché l'immagine magari è un po' piccolina, però come vedete il software permette di fare proprio una vera e propria analisi termografica di quella che è l'immagine, perché il software legge tranquillamente quelle che sono le immagini inserite all'interno della schedina SD, quindi posso analizzare le immagini e andare a fare dei controlli di temperatura su tutte le immagini, anche su più punti contemporaneamente. Prima di andare avanti, lanciamo il nostro sondaggio riguardante la termocamera portatile. E vi andiamo a chiedere se la pistola termocamera per funzionare deve essere impugnata obbligatoriamente dall'operatore. In questo caso, come risposte trovate sì, se non premo il pulsante frontale non rileva, no, la pistola una volta accesa comincia a rilevare, oppure sì, non ha una base di appoggio. In questo caso, pure qui, vi preghiamo di rispondere su quella che ritenete l'opzione più corretta e successivamente analizzeremo insieme quelli che sono i risultati, commentando le vostre risposte, magari chiarendo il concetto nel momento in cui ci sono delle discordanze di risposta. Aspettiamo ancora qualche secondo per permettere a tutti voi di rispondere e inviarci la vostra risposta e penso che possiamo chiudere il sondaggio e analizzare quelli che sono i risultati. Il 77% di voi ha risposto no, la pistola una volta accesa comincia a rilevare, effettivamente è vero, una volta accesa la pistola farà anche qui la sua taratura, quindi necessita di sua taratura automatica per ambientarsi nel posto dove la stiamo sistemando, quindi per analizzare termicamente quello che è l'ambiente dove andiamo a fare le nostre rilevazioni, dopodiché è pronta a rilevare, quindi non devo premere nulla per far sì che la pistola mi dia il risultato di quella che è una rilevazione. Quindi sì, se non premo il pulsante frontale non rivela, non è corretto, il pulsante frontale ci serve semplicemente per memorizzare quelle che sono i rilievi, quindi le immagini termografiche all'interno della schedina SD. Andiamo avanti e vediamo il terzo dispositivo che viene inserito a catalogo Urmet, sempre di tipo termografico. In questo caso abbiamo una telecamera ottica termica. Come vedete abbiamo una telecamera che ha una risoluzione termica di 384 pixel per 288. In questo caso la risoluzione è maggiore rispetto ai dispositivi precedenti perché più è alta la risoluzione termica e più riusciamo a fare rilevazioni a distanza. Quindi questo è un parametro che, se vogliamo fare delle misurazioni più distanti, dobbiamo per forza alzare quella che è la definizione termica. Inoltre è una doppia tecnologia perché, come vedete sul frontale, abbiamo anche un'ottica da 5 megapixel, quindi una vera e propria telecamera ottica che solitamente è stata introdotta per un corretto investimento costi-benefici, quindi possiamo utilizzarla sia da telecamera termica per effettuare rilevazioni di temperatura, ma comunque può essere utilizzata tranquillamente anche come telecamera ottica, come in qualsiasi controllo. L'accuratezza del dispositivo è di più o meno 0,5 gradi, che comunque sia migliora nel momento in cui andiamo ad affiancarla al suo accessorio, al suo black body, che vedremo successivamente nelle prossime slide. Anche qui abbiamo un software di analisi, quindi abbiamo un computer collegato alla termocamera grazie al cavetto UTP, quindi a una vera e propria telecamera IP, con un suo software di analisi per analizzare quelli che sono i passaggi e per impostare i parametri. Il dispositivo ci permette una rilevazione multitarget, quindi diventa particolarmente efficace dove ci sono passaggi di medie dimensioni che prevedono un afflusso di più persone contemporaneamente, quindi riesce a seguire in questo caso più individui e riesce a rilevare più individui contemporaneamente. Anche qui, una volta collegato al PC, avremo la possibilità di avere tutte le segnalazioni del caso, come l'allarme di temperatura sopra soglia. Grazie alle sue caratteristiche, quindi alla sua definizione termica, riusciamo ad effettuare misurazioni nell'arco di 5-6 metri, quindi più distanti rispetto ai dispositivi che abbiamo visto finora. Ripeto che la sua accuratezza è di un più o meno 0,5 gradi centigradi, ma che migliora nel momento in cui lo utilizziamo insieme al black body a più o meno 0,3 gradi centigradi. E in questo caso riusciamo a rilevare la temperatura di 30 individui contemporaneamente, quindi la telecamera è in grado di seguire in ingresso 30 individui in contemporanea. Quindi
non viene più usata dove abbiamo un afflusso ordinato di persone, ma la utilizzeremo dove è necessario controllare più persone che entrano contemporaneamente, come potrebbe essere una scuola, un'università o in quegli eventi pubblici o magari anche all'accesso dei supermercati o dei centri commerciali. Come vedete, qui abbiamo riportato un paio di slide dove facciamo vedere effettivamente qual è l'utilizzo della termocamera, quindi magari l'accesso ad uno stadio, prima di salire nei spalti potrei posizionare quella che è la nostra telecamera e quindi individuare eventualmente più persone che salgono contemporaneamente dove è la persona con temperatura eccessiva, ma così come anche all'ingresso di un ufficio dove il varco è molto largo, si entra in più persone contemporaneamente, anche qui come vedete la termocamera riesce a individuare le persone che passano in contemporanea e ad analizzare la loro temperatura e quindi a darci un feedback di chi potrebbe avere la temperatura eccessiva rispetto invece a chi può entrare tranquillamente con temperatura normale. Il software di gestione anche qui ci permette di configurare completamente la nostra telecamera, quindi di impostare tutti i parametri necessari per l'installazione che stiamo andando a realizzare. Abbiamo la possibilità di gestire il funzionamento standard del funzionamento in allarme, quindi gestire sia l'immagine ottica classica della telecamera che il funzionamento in allarme in caso di temperatura eccessiva. Come vedete dalla slide, possiamo anche qui andare a realizzare quella che è un'analisi termografica di quelle che sono le immagini registrate e tutti gli eventi, in questo caso, non avendo una memoria a bordo, vengono registrati sul PC al quale la telecamera viene connessa. Il suo accessorio che migliora la sua precisione è il black body, è in grado di fornire un riferimento termico fisso alla lettura della termocamera. In questo caso viene posizionato di fronte alla telecamera, la persona che deve essere eletta si deve interporre tra il black body e la termocamera. Il black body fornirà una base di temperatura, quindi un riferimento termico fisso, un riferimento termico di base, dal quale poi la termocamera partirà per effettuare una rilevazione più precisa di quella che è la temperatura della persona che si interpone tra i due oggetti. Prima di andare avanti, lancerei il nostro ultimo sondaggio del corso di oggi e veniamo a chiedere se con la telecamera termica è obbligatorio l'utilizzo del black body. Tra le risposte avete la possibilità di scegliere no, posso utilizzarla anche senza, sì, devo posizionarlo al fianco della telecamera, no, ma il black body aumenta la precisione della rilevazione della telecamera. Quindi anche qui qualche secondo per rispondere, aspettiamo un pochino che tutti facciano la propria scelta e ci invino quella che è la risposta che reputano corretta e poi insieme commenteremo i risultati e analizzeremo le vostre scelte. Quindi il 92% di voi ha risposto correttamente, il black body aumenta la precisione del dispositivo, ma posso utilizzare tranquillamente la termocamera anche senza. L'8% di voi ha risposto no, posso utilizzarla anche senza, è corretta anche questa risposta qui perché eventualmente non ho l'obbligo di utilizzarlo. Chiudiamo quelli che sono i risultati del sondaggio e andiamo avanti vedendo quello che è oltre l'accessorio del black body. Abbiamo la possibilità anche qui di posizionare la nostra termocamera su un treppiedi, quindi lo stesso treppiedi che abbiamo visto per la termocamera portatile, quindi la pistola termografica, abbiamo la possibilità di utilizzarlo per quanto riguarda la telecamera ottico-termica, anche qui magari perché cambiano le esigenze, quindi una volta dobbiamo controllare il varco in una certa posizione, un'altra volta invece cambia il varco di accesso e di conseguenza andremo a spostare quella che è la nostra termocamera. Nel momento in cui la staffiamo al muro rimarrebbero problemi dei fori sul muro e quindi di ripristinare il muro, invece nel momento in cui sappiamo che l'esigenza è quella di cambiare con una certa frequenza il posto di rilevazione, quindi l'accesso magari delle persone, di controllare le persone in accesso, possiamo tranquillamente utilizzare il treppiedi e quindi spostare di volta in volta quella che è la nostra termocamera. Siamo arrivati alla fine della presentazione e adesso lasciamo la parola all'esperto, quindi ora è arrivato il momento di chiedere al dottor Corino, che ricordo essere esperto di GDPR, alcuni consigli per tutelarci in maniera di privacy a seguito dell'installazione di questo tipo di dispositivo. Quindi, buonasera, dottor Corino, le pongo la Buonasera a prima lei. domanda. Le pongo la prima domanda del caso e le lascio così il comando della presentazione. Come possono tutelarsi sia l'installatore che il titolare dei dati del trattamento dei dati personali a seguito dell'installazione del pannello termografico, sia in modalità standalone che connessa ad un PC? Allora, fin tanto che
Il pannello non è connesso ad alcun PC, ma effettua una rilevazione della temperatura ed eventualmente segnala all'operatore qual è il soggetto che deve essere bloccato. Non ci sono particolari adempimenti. Ovvero l'unico adempimento importante che ha il titolare del trattamento, cioè il soggetto, l'organizzazione che utilizza questo pannello, è quello di dare a ogni interessato l'informativa sul trattamento dei dati personali. Informativa che non deve essere sottoscritta, smettiamola di pensare alla privacy come un adempimento meramente burocratico, non è necessario che il soggetto ripreso dal pannello firmi qualcosa, esprima il consenso. No, deve essere semplicemente esposta in modo ben visibile questa informativa. Le persone, prima di arrivare di fronte al pannello, devono poter leggere che cosa accadrà, quali dati verranno rilevati, se verranno registrati o no. Come abbiamo detto, se non vengono registrati e quindi il sistema si limita a fare ciò che è stato descritto e previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le parti sociali. Ripeto, l'informativa sul trattamento dei dati personali esposta, ben visibile a chiunque venga sottoposto al controllo, è sufficiente. Bene, quindi passiamo alla seconda domanda e veniamo a Passiamo chiedere alla seconda domanda. come tutelarsi quando utilizziamo la pistola termica che ha la possibilità di memorizzare su un supporto elettronico le immagini rilevate che sono sia termiche che ottiche? Allora, in questo caso entriamo nella casistica più complessa, che è quella che accomuna questi sistemi a qualsiasi altro sistema di videosorveglianza con o senza videoregistrazione. Le autorità hanno previsto nel tempo, attraverso dei documenti, l'adozione di alcune misure di sicurezza. Misure di sicurezza che vedete elencate qua, non entrerei nel dettaglio, ma sono misure di sicurezza di tipo organizzativo. Bisogna definire le finalità, chi è il soggetto che risponde, del sistema di videosorveglianza, chi eventualmente deve essere formato dal punto di vista della data protection sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. Che cosa fare in caso di accessi non autorizzati ai sistemi che registrano le immagini? Poi avremo anche delle misure tecniche da adottare, misure tecniche che devono risolvere i problemi connessi alla sicurezza fisica delle apparecchiature sulle quali sono registrati i dati, alle modalità con cui i dati vengono trasmessi da uno strumento all'altro, dalla termocamera al PC. Quando le immagini vengono registrate in cloud, è necessario anche prevedere dei sistemi crittografici, cioè le immagini vengono criptate per renderle non disponibili e non accessibili. E poi occorre anche disciplinare molto bene chi è autorizzato a fare cosa, chi è autorizzato a modificare i parametri, gli angoli, i coni di ripresa e quant'altro. Ma tutte queste cose, come dicevo prima, fanno parte ormai della cultura della protezione dei dati che ha chiunque proponga dei sistemi di videosorveglianza. La novità rilevante è che vale specificamente proprio nei casi che stiamo esaminando, è l'obbligo di fare una valutazione di impatto. Qual è la ratio di questo adempimento? Il legislatore europeo ritiene che
che il trattamento di immagini fatte attraverso videocamere, macchine fotografiche e quant'altro modifichi comportamenti delle persone. Chiunque di noi, quando sa di essere ripreso da una telecamera, modifica il suo comportamento, il bene o il male, non si sa, però lo modifica. Occorre quindi, secondo il legislatore europeo, che ci sia un forte bilanciamento tra gli interessi di chi vuole utilizzare questi sistemi per finalità di sicurezza, per finalità di protezione del patrimonio, tutto quello che vogliamo, e i soggetti che vengono ripresi, il cui comportamento viene condizionato da questi sistemi di ripresa. Allora, per garantire che questo equilibrio venga effettivamente mantenuto, il legislatore ha previsto che si faccia ogni qualvolta un sistema di videosorveglianza, un sistema in generale di trattamento delle immagini, come quelli che abbiamo visto finora, si installa un sistema di questo genere, dicevo, si faccia una valutazione di impatto, cioè rispondendo a una checklist abbastanza complessa, checklist che è stata formulata dalle stesse autorità garanti sulla protezione dei dati personali, quindi non è un'invenzione del consulente di turno. Dicevo, rispondendo a questa checklist, si faccia una verifica se questo bilanciamento di interessi tra controllato e controllore sia mantenuto. Nel caso in cui ciò non avvenga, occorrerà intervenire per recuperare questo equilibrio. Si chiama valutazione d'impatto, l'acronimo DPIA sta per Data Protection Impact Assessment. È di fondamentale importanza farlo per qualsiasi sistema installato ovunque. Altra domanda? Allora le passo l'ultima domanda e le chiedo: come tutelarsi quando utilizziamo la termocamera negli ambienti di lavoro? Quale eventuale informativa è necessaria esporre? Allora, è importante ricordare che quando si installa un qualsiasi sistema di trattamento immagini, di rilevazione di immagini negli ambienti di lavoro, e per ambienti di lavoro, attenzione, non pensiamo solo alla scrivania, telecamera che riprende la scrivania, o la macchina utensile, la telecamera che punta sulla macchina utensile, ma dobbiamo pensare anche ai piazzali, ai cortili, ai corridoi, ai luoghi di transito, alle sale riunioni, sempre luoghi di lavoro sono. Quindi ogni qualvolta, dicevo, un sistema venga installato nei luoghi di lavoro, oltre alle cose che abbiamo visto finora, misure tecniche organizzative, misure tecniche, misure procedurali, valutazione di impatto, occorre fare queste due cose veramente fondamentali. La prima, presentare l'istanza autorizzativa alla direzione territoriale del lavoro. Non esistono alternative, ovvero esiste l'alternativa se all'interno dell'organizzazione c'è la rappresentanza sindacale, allora si può fare un accordo con la rappresentanza sindacale, ma là dove non sia così, non c'è la rappresentanza sindacale o la rappresentanza sindacale non è disponibile a dialogare con l'impresa, occorre presentare l'istanza alla direzione territoriale del lavoro. Una volta occorreva predisporre altro così di documenti, adesso continuo a predisporre un po' meno di documenti, ma soprattutto non è necessario spedirli alla direzione territoriale, bisogna avere a disposizione dell'ispettore che verrà a controllare prima di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Questo è irrinunciabile, non si può non fare. L'omissione dell'istanza alla direzione territoriale del lavoro può avere conseguenze non solo sul piano amministrativo attraverso sanzioni anche abbastanza pesanti, ma addirittura sotto il profilo penale. La seconda cosa, molto
importante, anche questo è rinunciabile, è dare un'adeguata informativa. Abbiamo parlato prima dell'informativa che è necessario dare quando le persone si accingono a sottoporsi al controllo da parte del pannello o delle telecamere che sono state presentate, ma nel caso degli luoghi di lavoro l'informativa è un qualcosa di più complesso. Il legislatore ha previsto che l'informativa venga data su due livelli. Un primo livello è il cartello, che però è cambiato rispetto a quelli che abbiamo visto finora e che tutti conosciamo. Viene proposto questo format per il cartello di informativa. E vedete che le cose da scrivere all'interno del cartello sono molte di più. Certamente dobbiamo scrivere l'identità del soggetto che utilizza il sistema di videosorveglianza, i dati di contatto, se qualcuno ha qualcosa da ridire, vuole ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema, a chi si rivolge, deve essere scritto qua nel cartello. Devono essere evidenziate le maggiori criticità, le peculiarità maggiormente rilevanti del sistema di videosorveglianza installato. Tra queste, ad esempio, i tempi di conservazione delle immagini. Poi occorre anche indicare le finalità dell'uso. Ora, fino ad oggi eravamo abituati a dire che il mio sistema di videosorveglianza lo utilizzo per finalità di controllo degli accessi, per finalità di tutela del patrimonio, per finalità di prevenzione frodi, e andava genericamente bene. Con questa nuova cartellonistica occorre indicare una finalità per ogni videocamera. Mi spiego con un esempio molto concreto. Se un'azienda installa 6 videocamere, 5 di queste le installa sul perimetro dell'azienda, la sesta la mette a sorvegliare un deposito di carburante, nelle 5 sul perimetro dovrà scrivere che la finalità di quelle telecamere è la tutela del patrimonio, la prevenzione di accessi non autorizzati. Su quella che riprende il deposito di carburante scriverà che quella videocamera è installata per motivi di sicurezza, per la prevenzione di incendi e di atti di sabotaggio. Perché così è vero, è la realtà, è quella. Quindi occorre mettere questa specificazione. Occorre infine ricordare quali sono i diritti degli interessati. E attenzione, questo abbiamo detto è il primo livello di informativa. Occorre prevedere un secondo livello dove l'informativa sarà molto dettagliata, estesa, racconterà nei minimi dettagli come funziona il sistema, chi fa che cosa, chi accede, chi non accede, quando può essere effettuato l'accesso, che cosa succede se l'accesso, cioè la richiesta delle immagini, viene fatta dalla forza dell'ordine piuttosto che da un soggetto privato. E questa informativa deve essere accessibile da qualche parte, dove qualche parte può essere accessibile alla reception dell'azienda oppure pubblicata sul sito internet. In questo caso viene proposto l'utilizzo dei QR code. L'interessato che legge il cartello vuol saperne di più, inquadra con il suo smartphone il QR code e legge, può leggere, ha l'accesso all'informativa completa. Quindi, da un lato, facciamo l'istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro, dall'altro, gestiamo un sistema di informative a due livelli, sintetico sul cartellone che poniamo all'inizio dei coni di ripresa. Il secondo livello, l'informativa dettagliata, facilmente raggiungibile da chi vede il cartello. Voglio sapere di più.
Tutto questo lo ricordo per l'ennesima volta perché può essere fonte di guai importanti dopo aver fatto la valutazione di impatto. Ricordate, d'ora in poi, ogni volta che si installa un sistema di videosorveglianza negli ambienti di lavoro e non solo negli ambienti di lavoro, in qualsiasi luogo, all'aperto o al chiuso, occorre fare una valutazione di impatto. Se siamo in ambito lavoro, interviene lo statuto dei lavoratori e quindi istanza la direzione territoriale informativa su due livelli. Altre domande? Perfetto, dottor Corino, la ringrazio. Abbiamo terminato qui, il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi chiudiamo un attimino qui, poi come vedremo dalla slide successiva riporteremo l'appuntamento al 12 giugno, quindi ringrazio ancora il dottor Corino per la collaborazione e la precisa spiegazione in materia di privacy. Come vedete, lo ritroveremo quando ci illustrerà il webinar del 12 giugno alle ore 18, per il quale riceverete sempre l'invito via mail attraverso i vostri canali commerciali o dove si parlerà di normativa di privacy in ambito di videosorveglianza. Praticamente verranno affrontati i temi principali e pratici per tutelare sia l'installatore che il titolare del trattamento dei dati personali a seguito di installazione di prodotti di videosorveglianza in ambito privati, pubblici e lavorativi. Quindi siamo arrivati alla fine del nostro webinar. Ringrazio tutti voi per averci dedicato del tempo nel seguire il corso, sperando che sia stato di vostro gradimento e utile ad apprendere nuove informazioni sia sui prodotti che sulle eventuali installazioni, quindi sia d'aiuto in quest'epoca chiamata Covid. Ringrazio ancora tutti, auguro a tutti una buona serata e un buon weekend, visto che ci troviamo in venerdì. Grazie ancora. Buonasera a tutti, buon fine settimana.